Ragazzi, bentornati a Sopravvivenza da Sì. Siamo tornati dall'Africa, abbiamo litigato già in 47 Carrefour. Maestro, siamo tornati, siamo sul campo e vogliamo farvi vedere come sopravvive un single. Oggi parleremo di un argomento che è a dir poco caldo, ci ha toccato soprattutto in Africa, perché cosa succede? Vai a farti un viaggio, riempi il tuo zaino di biancheria, quella che hai, tre mutande tutte per sei settimane. Le paia di mutande che hai. E le usi, le utilizzi tutte. Torni nella tua città che sei sprovvisto di biancheria, ma il Carrefour ci offre la possibilità di mutande, e calze. Però quali usano i single? Quali mutande usare? Quali non usare? Perché comunque quando hai 18 anni e lo slip è da sfigati, superi 25 e dici però da sfigati neanche tanto. Bravo, andiamo a vedere, benvenuti nel reparto mutande. Partiamo da qualcosa di piuttosto semplice. Finché tu sei entro, diciamo, i 24-25 anni, continui ad utilizzare questa specie di... Io li chiamano le mutande da kiwi. Un involucro infernale del diavolo che si chiama boxer. Le palle dopo i 25 anni non possono più sono girare dolenti, liberamente. Tolono. Sono pesanti. Devi assicurarti... Un parco gara. Esatto, parco gara e lo slip. Che sostiene anche quando hai la palla di calcetto. Come ti diceva tua nonna quando eri piccolo, lo slip è comodo, pratico. Lo slip bianco. Facciamo una bella divisione del colore, raga. Le mutande vanno da una varietà cromatica che va dal blu in su. Perché queste le usi mezza volta, capito? Le mutande bianche proprio veramente. Quando te le dava tua madre. Soltanto se c'hai 7 anni e non hai ancora capito come funziona la vita. La mutanda va nera. Per non sbagliare mai, L devi stare comodo e sostenuto. Quindi se siete arrivati a questo punto del blog, commentate con hashtag comodo e sostenuto. Ovviamente non conta la dimensione della minchia, ma quanto delle palle. Queste esce il kiwi da qua. Tu ti allarghi un po' e qua. Da qua esce il puma. Esce il puma da qua. Hashtag Smilzo non mentire. Questa è la morte della civiltà. Queste sono top della vita perché sono larghe. Schiuano e fanno male. Senti proprio il testicolo pesante. Io quando guardo questa roba in mente ho una sola parola: ricocele. Cioè tu ti rigi i pantaloni, la tipa ti vede con questi. Dovete andare al mare. Si vede Ugo Tognazzi. La tovaglia. Camicia anche mutanda. Raga, una roba fondamentale. Io mi immolo per qualcosa che noi giovani, voi giovani, sottovalutate ampiamente. La canotta. Raga, la canotta della salute. Poi dai 18 anni va in giro giacca e nudo sotto. Che poi biancheria è sbagliata come dovrebbe essere la nereria, la grigeria, biancheria. Bianco cosa? Bianchino. Però la canotta rigorosamente bianca, ma per un semplice motivo: se neofita, babbo di minchia, ti prendi la canotta nera, poi si vede la canotta sotto quello che c'è, sembri un cretino. E non è che sembri. Ricordatevi che se vostra nonna, quando eravate piccoli, diceva mettete la canotta, cioè aveva ragione. C'era un motivo. La nonna, sintomo di esperienza. Siete arrivati a questo punto del video, commentate con l'hashtag nonna esperienza. Non siete così, ma siete dei birraioli che avete una panza e non è che c'hai sto braccio chi? Sono copertine. Poi utilizzano i modelli di Action Man, praticamente sono senza bene, vedi questo qua e dici ok, guerra che fisico, ma poi attenzione, tutte queste regole valgono anche per le donne, guarda, ma poi oltre a questo la biancheria, ma dateci dentro, spendete le stendoliere, date su, dentro, dai. Ora qua completiamo il triplete. Questo è un momento topico, io oserei dire fondamentale. Antonio, assolutamente, forse sì. Fondamentale, sì. Allora, il calzino che si è estate, inverno, il calzino come la gomma delle macchine, vale sempre la stessa gomma, estate, autunno, inverno, non te ne deve fregare un cazzo, il calzino è sempre e solo nero e a mezza altezza. Raga, il fantasmino, ma chi scopa più quei fantasmino? Fantasmino, cazzo sei Casper, cretino. È arrivato a questo punto del vlog, commenta con l'hashtag Casper. Casper. L'unico calzino ammissibile dall'uomo medio è il calzino monocromatico, senza scritte, senza stronzate. Non tira il calzino quello figo gallo, quelle sono cagate. Sciapilo di Scozia. Sciapilo di Scozia. Chi cazzo sei? Il principe William. Raga, sono finiti, perché erano qua e sono finiti. Perché sono finiti secondo voi? Che sono quelli che tirano, sono quelli che vanno. Facciamo finta che questo grigio diamo sia una possibilità a questo grigio. Perché il calzino deve essere nero? Perché il calzino per natura e per regola è intercambiabile. Purtroppo ci hanno fatto due piedi. Io so che volevamo nascere monopiedi. Il problema è che se voi iniziate a fare i fantasisti di calze, poi ti ritrovi spagnato. Calza viola fiorentina e l'altra nera di sempre. Quindi la regola è prendere una quantità infinita di calze tutte uguali. Se decidi che non ti piace il nero e decidi
di avere calzini grigi. Tutti grigi. L'importante è che siano monocromati. Cioè, se volete buttare via i soldi e il tempo, comprateli diversi colori. Un'altra legge fondamentale: tagliatevi la luce. Il resto delle unghie non sono importanti, le unghie dei piedi non fregano cazzo a nessuno. Ma tagliatevi l'unghia dell'alluce. Perché quella si vede in trasparenza se avete il calzino da pezzetto. Soprattutto vi taglia il calzino, che diventa poi inutilizzabile. Con questi calzini bianchi non scopate neanche a sorteggio. Compri questi da Diadora perché sono fighi. Non sei figo, sei un arbitro, punto. Cioè, cos'è sta roba? 12 euro, 4 calzini, ma pedala, vai. Pedalare. Cioè, queste robe qua vi fanno uscire di testa. Queste robe qua vi rincoglioniscono. Cos'è questo azzurro qua, l'altro, fra due giorni parte in Erasmus e non lo vedi più. Un'altra roba che bisogna debellare da questo modo sono questi calzini che fanno presente super corti, che presente dopo 30 secondi ti si tolgono dal tallone o dall'alluce, tu impazzisci. Anche questi debellateli. Ragazzi, se siete arrivati a questo punto del vlog vuol dire che non ci hanno cacciato dal Carrefour. Era il secondo in cui ho provato. Però bottino, è un bottino. Bottino. Paia di calze rigorosamente nere, purtroppo con simbolino bianco, perché non c'avevano quelle nere basta. Sbagliano anche i migliori. So. Erano finite. Ma noi abbiamo preso le calze, queste qua, sbattendocene i coglioni, perché il single può anche sbattersene i coglioni di segnetti bianchi e avere un margine di tolleranza abbastanza ampio. Se siete arrivati a questo punto del vlog, commentate con hashtag ampio. Ovviamente. Soprattutto mutande L slip rigorosamente nere. Questo era sopravvivenza da single, scegliere la biancheria intima al Carrefour. Commentate, condividete, mettete like, fate, continuate a diffondere il verbo dei single. Last two, where we get by. Last two.